Sbocciano iniziali su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un quadretto bellissimo, un acquerello in negativo. Eh sì, avete capito bene, faremo un iniziale fiorita, bucolica direi. Prima di spostarci sul piano da lavoro, mi raccomando, lasciami un pollice in su e una condivisione se il video ti piacerà, e adesso basta cianciare e andiamo a creare. Per il lavoro di oggi avremo bisogno acquerelli, quelli che abbiamo, una selezione di pennelli, perché li varierò a seconda del fiore o della foglia che dipingerò, poi una matita, dello scotch carta, una pezzetta, e ci servirà anche un cutter o delle forbici. Una carta d'acquerello che sia buona, mi raccomando. Io uso la Fabriano 5, con cui mi sto trovando molto bene in questo periodo. E ricaverò un foglietto di carta che sia appunto la metà del formato, quindi 18x26. Come prima cosa, sul mio piano da lavoro, creo un foglio fatto di scotch carta. Su questo andrò a disegnare quella che voglio sia la mia iniziale. Mi aiuterò anche con un righello. Adesso non mi rimarrà che incidere l'iniziale che ho creato e staccarla dal piano da lavoro. Appiccichiamo la E sul foglio che vogliamo disegnare. A questo punto prepariamo la nostra tavolozza, e se avete seguito i video precedenti di Arte per te avrete sicuramente visto i fiori facili per acquerello e le foglie facili per principianti ad acquerello. Bene, adesso con queste costruiremo la nostra piccola opera d'arte. Preparo i colori in tavolozza e comincio proprio creando una rosa. E come vi ho fatto vedere, do i tocchi e poi faccio andare dell'acqua e la sfumo, oppure tipo qui posso fare un fiore tondo bagnando tutto e semplicemente facendo andare il colore un po' ovunque, poi lascio asciugare, mentre qui sporco il corpo del pennello con rosa, prendo un po' di azzurro e poggiando la fine oppure semplicemente
faccio asciugare. Adesso, dopo aver abbozzato dei fiorellini, pensiamo ad immettere anche delle foglie. Io do una prima mano che poi lascerò più trasparente e poi ripasserò con altri tipi di foglioline via via. Tenendo presente sempre la tipologia di fiore a cui mi sto accostando, quindi variando le foglie. Un fiorellino qui ci sta tutto. Adesso ribagno il centro e proprio al centro inserisco un bel po' di colore. E lascio asciugare. E adesso piano piano riempio tutti gli spazi bianchi attorno alla cifra con del fogliame o con dei fiorellini, dando colorazioni via via differenti. Particolareggiature: cambio di pennello, si prende un pennello più piccolino, si scurisce il verde e si crea una vegetazione più sottile. Poi col pennello, in maniera molto veloce, fare un passaggio così tutto attorno, non tanto sui fiori quanto sulle fronde, per spandere un po' di verde ovunque. Anche se non si vedrà ad occhio nudo che state spandendo il pigmento, vedrete che quando toglierete la E sarà molto più evidente. A me piace perdermi nelle particolareggiature, questa è una mia cosa personale, mi rilassa tantissimo e quindi mi diverto a farlo. Ma se voi non siete pazienti o non vi interessa particolareggiare, perché per esempio non lo state facendo per una persona che amate, ma lo state facendo semplicemente per venderlo, e a colpo d'occhio vi posso assicurare, sì, le particolareggiature rendono meglio, però insomma, in pochi si accorgeranno se ci sono più o meno particolareggiature. Fermatevi dove desiderate. Dovremmo aver finito. Vediamo com'è venuto. Dico dovremmo perché poi l'armonia finale effettivamente la vedremo soltanto quando sarà tutto bene asciutto. Io adesso tiro via le perché ho una grande curiosità, ma voi, se non avete tutto totalmente asciutto, non fate come me, abbiate pazienza.
Wow! E voilà, il gioco è fatto. Che ne dite? Non è bellissima la nostra iniziale? Immaginate quanti quadretti potrete regalare in questa maniera. Vi basterà sapere l'iniziale dei vostri amici e creare ad hoc dei quadretti fioriti per loro. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio le foto per ulteriori chiacchiere. Ci vediamo dopo. Ciao! Visto tutti i fiori e tutte le foglie che abbiamo imparato nei due video precedenti, li troviamo qui applicati in una composizione creativa facile facile per principianti. Poi ovviamente andando avanti arricchiremo sia le forme di questi fiori che anche la composizione, la faremo un pochettino più composita. Qual è la cosa che voglio farvi attenzionare in questo lavoro soprattutto e che dovete imparare? La pazienza dell'aspettare che uno strato sottostante sia completamente asciutto prima di passare a quello da sovrapporre. Questo è importante per far sì che il riempimento delle fronde sia veramente completo e che giochi di profondità con il nostro occhio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto su tutti i miei social, vi ho detto su Facebook, su Instagram, ma soprattutto vi aspetto di nuovo qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!